Я приймаю виклик. Ось мої умови. Адesso è sfida in campo aperto, tanto aperto da volerla consumare allo stadio di Kiev, che ha una capienza di 70.000 posti. Il comico in testa alle preferenze degli elettori in Ucraina, Vladimir Zelensky, ha lanciato il guanto di sfida all'avversario, nonché presidente uscente, Petro Poroshenko, per un dibattito nell'arena sportiva, prima del secondo turno delle presidenziali. Ti do 24 ore per decidere, pensa, ci ha detto Zelensky in un video pubblicato sui social, con un orologio che scandisce il tempo sulla pagina Facebook della sua campagna elettorale. Finora Zelensky è stato molto timido riguardo alle sue opinioni politiche, preferendo che gli elettori proiettino su di lui i loro desideri, piuttosto che dire loro quello che pensa. Ha condotto una vasta campagna anticorruzione, una campagna contro il presidente Poroshenko, ci ha spiegato quello su cui è contrario, ma finora non ha detto agli elettori ucraini cosa rappresenta. Se stadio deve essere, che stadio sia, ha risposto Poroshenko su Twitter, ricordando però che secondo le norme elettorali i dibattiti si svolgono presso l'emittente televisiva pubblica. In ogni caso, chiunque vinca il ballottaggio avrà in eredità le tensioni legate a un'economia che arranca e al conflitto tra le truppe ucraine e i separatisti russi a est.